autore significa avere un proprio mondo, un proprio universo riconoscibile, un proprio stile, una propria estetica, una propria filosofia, un proprio rapporto con la società e le cose e magari anche con la religione, con i massimi sistemi. Daniele ce l'ha. Saluto in particolare al nostro ospite d'onore di questo inizio anno accademico, Daniele Cipri. Sentiamo, è arrivato. Abbiamo una grandissima capacità artigianale di fare un cinema straordinario. Il mio cuore è sempre stato Federico Fellini, perché Federico Fellini, quando mi colpì il fatto di aver raccontato la propria vita in un palcoscenico. Io non mi pongo il problema di raccontare una storia, è importante averla, però sicuramente è più importante poi accordarla quando la giri, perché porti quello che hai dentro. Devo spegnere la luce, proiettare un'immagine, devo fare viaggiare, non dico sognare perché quella è una capacità, ecco il prestigiatore, ecco, l'altro giorno vedevo un programma di prestigio e come diceva Orson Welles, il prestigio è anche nell'inquadrare un personaggio o raccontare un soggetto. Chiunque può testimoniare della realtà soltanto se testimonia di se stesso. Quella è l'unica fedeltà che puoi avere, perché tutto il resto è qualcosa che, camuffato sotto l'apparenza dell'oggettività, è qualcosa che non ha vita, che non ha vitalità, che non esprime. Io ho fatto un film, se emoziona, se dà emozione, se fa sorridere, se fa disperare, se fa pensare, allora ci sono riuscito. Ma non è falsa modestia, secondo me il cinema è questo, cioè il cinema è portare agli altri, è come quando fai uno l'operatore, no? Tu sei il primo spettatore di quell'immagine e devi dare l'emozione a tanta gente. Brutto quando fai il realismo, se non hai il sogno alla Fellini, è brutto. L'ultima che ha detto, facendo questa distinzione fra realismo e sogno, e ricorda anche una massima che era familiare, no? A Fellini, che diceva l'unico vero realista è il visionario.